Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi sono qua per parlarvi degli ultimi acquisti che ho fatto. Come saprete, se mi seguite sulle newsletter, come al solito vi lascio sotto il link in caso non siate iscritti. Sono stata in Italia per 10 giorni, quindi, come da consuetudine, sono tornata con un bel bottino. Tra l'altro sono stati 10 giorni molto emotivi perché si è laureato uno dei miei fratelli, ho conosciuto dal vivo Lia di Parole di Panna e la sua amica Alice, che saluto, e niente, quindi siamo qua. Il primo libro in realtà è l'ultimo che ho preso prima di andare via perché tipo 2 giorni prima di partire Alice Smith presentava il suo ultimo romanzo, che è parte di un quartetto. Il primo, appunto, è Autunno, che come potete vedere è bellissimo. Questa in realtà è di carta, quindi si può togliere, e io ovviamente l'ho macchiato perché leggo mentre mangio. Ma dentro è stupendo. In fondo c'è anche un'opera dell'unica, se non ricordo male, artista della pop art britannica. Perché se conoscete un po' Ali Smith, non che io sia un'esperta, però saprete che lei comunque nelle sue opere riesce sempre a mescolare vari tipi di arte e qui infatti viene citata questa artista dimenticata che si chiama Pauline Boutte. Autunno appunto è il primo di un quartetto ed è uscito adesso, in realtà doveva uscire un po' prima di ottobre, ma l'autrice voleva assolutamente che questo quartetto, quindi questi 4 libri che usciranno a cadenza abbastanza regolare, quindi possiamo aspettarci almeno altri 3 libri della Smith nel giro dei prossimi mesi, probabilmente. L'autrice, ho perso il filo, vabbè, l'autrice voleva che fossero estremamente contemporanei e presenti. E di conseguenza, qua ad esempio si cita la Brexit, si fanno riferimenti a tantissimi aspetti dell'adesso in Inghilterra, quindi un libro molto inglese, direi, un libro molto incentrato sulla realtà, ma come sempre il punto non è tanto quello, il punto è raccontare una storia, il punto è esplorare come lo scorrere del tempo sia un qualcosa che noi cerchiamo sempre di misurare, ma che in realtà ci sfugge. Il tempo, il presente, il passato, il futuro si mescolano nella nostra testa e negli avvenimenti che ci circondano. E qui la protagonista Elizabeth ripercorre in un certo senso durante mesi attuali anche esperienze del suo passato, del suo rapporto di amicizia con il vicino di casa, che è un signore anziano. E niente, io ve lo straconsiglio. Spero che arrivi presto anche in Italia, anche sulla scia di L'una e l'altra, che come sapete mi è piaciuto tantissimo. E volevo anche farvi vedere un'altra cosa, perché la presentazione era alla London Review of Books Bookshop. Volevo farvi vedere quanto è bello il sacchettino. È stupendo, vabbè. E se vi capita di passare per Londra, andate veramente in questa libreria, c'è anche un caffè. Non ci ho mai mangiato, ma mi hanno detto che si mangia bene. È a Bloomsbury, quindi è perfetto. In Italia, invece, avevo proprio una lista di libri che volevo assolutamente comprare, o perché magari erano libri editi solo in italiano, o perché l'edizione italiana mi piaceva di più, e quindi mi ero proprio fatta la mia lista di desideri a sé stante chiamata Italia. E per farvi capire quanto siamo schiavi della tecnologia e dei cellulari, ovviamente, avendo la SIM inglese, non potevo usare il 3G se volevo non dare un rene alla mia compagnia telefonica e mi sono resa conto anche di quanto io dipenda dal wifi, che qui a Londra chiaramente si trova più facilmente, ma a Ferrara, vabbè. E quindi, niente, non mi ricordavo un tu, mi ricordavo che un libro aveva in mezzo la parola mare, cose così. Mi ricordavo perfettamente le copertine, ma non è che posso andare dai commessi di IBS e dire: salve, vorrei un libro con sopra questa cosa qua. E quindi ho fatto una delle mie scemate assurde, cioè contattare il mio ragazzo, dargli la password del mio account Amazon, perché Amazon lo uso praticamente solo come wishlist perché l'app è comoda. E gli ho detto: adesso tu mi fai gli screenshot di quella lista lì. Ce l'abbiamo fatta. E quindi vi faccio vedere subito i libri che ho comprato. Il primo è uno di quei classici libri che io cerco per mari e per monti e non li trovo mai.
Ovviamente questo l'ho comprato venerdì scorso e sono poi andata in libreria altre volte e ne erano comparse centinaia di copie. Io non so cosa ho di sbagliato. Comunque, il libro in questione si chiama Trieste, un romanzo documentario di questa autrice qua, che non mi arrischierò a pronunciare perché anche no, che è un'autrice croata. L'avevo anche cercato a Trieste, tanto per farvi capire, e non l'avevo trovato. E questo è un libro che ha tutte le carte in regola per piacermi perché parla di Trieste, ma è anche uno di quei libri con le sue fotine, liste di nomi. Dovrebbe essere legato, sì, alla Seconda Guerra Mondiale, quindi comunque quei tempi lì, quelle tematiche, insomma. Poi Trieste sapete che ha avuto un ruolo un po' particolare. È stata paragonata anche a Sebald, di cui vi avevo mostrato un libro qualche tempo fa, che non ho ancora letto, però insomma è un libro che è sicuramente un autore che anche lui penso faccia molto al caso mio, e quindi sono molto curiosa di leggere questo libro, la cui copertina è anche molto bella, perché è un disegno appunto della città e il sottotitolo è Dietro ogni nome si nasconde una storia. Quindi sono molto curiosa, se l'avete letto ovviamente fatemi sapere. Poi questo renderà Andrea Pennywise molto orgoglioso di me. Ho preso L'amante di Wittgenstein di David Markson con un saggio di David Foster Wallace. Questo della famosa collana Black Coffee di cui Andrea parla spesso, che tra l'altro è carinissima da toccare. In realtà questo libro già ne avevo sentito parlare perché secondo me io ho letto il saggio di David Foster Wallace, ma non sono sicura. E mi ricordo che l'avevo messo in wishlist in inglese, ma era sempre difficilissimo da trovare, insomma, ci avevo un po' rinunciato. Quindi quando è uscito in italiano ero molto curiosa di poterlo acquistare. Andrea ne ha parlato strabene. Se mi ricordo vi lascio sotto il link al blog, credo che abbia scritto un articolo. E quindi niente, adesso sono veramente pompata, non so come dire. Sono molto curiosa, ecco, di leggere questo romanzo. Poi, se seguite il gruppo di lettura della Fede, Prismatic 310, immagino di sì, che la seguiate, in ogni caso vi lascio sotto il video dove parla di questo libro, saprete che poi lei legge anche i libri che non vincono, diciamo, al sorteggio, alla votazione. E uno di questi in particolar modo mi ispirava tantissimo. Lei appunto poi l'ha letto anche se non era finalista nel gruppo di lettura di quel mese. E quindi mi ha convinta definitivamente. Il libro in questione, questo libro non esiste, di Marilou Oliva, che ha una copertina bellissima. È di una scrittrice che io sinceramente non conoscevo, è di Toelliot, la Fede ne ha parlato benissimo e dovrebbe essere una sorta di, non saprei, di noir? No, non proprio. Praticamente uno scrittore che perde il suo manoscritto e deve cercare di recuperarlo, se non ricordo male. E niente, mi ispira veramente tanto, sembra divertente, la Fede ne ha parlato bene, io della Fede mi fido, quindi volevo prenderlo, visto che è anche italiano. E poi, questa invece è una raccolta di racconti di cui ha parlato molto bene Diana, non riesco a saziarmi di libri, e credo anche Rossella di Retablo di Parole. Se mi ricordo anche lì vi metto sotto i loro rimandi. Ed è Sul mare, racconti di sole e di vento. Io sono molto legata al mare, anche se non vengo da una città di mare, ma da quando ho abitato a Trieste mi manca tantissimo proprio l'acqua, non so perché la vicinanza con il mare, e visto che loro avevano parlato bene di questa raccolta di racconti che vede anche insieme una serie di autori che non ho mai letto, perché ad esempio c'è Grazia Deledda che non ho mai letto, poi un attimo vediamo, di H. Lawrence che non ho mai letto, poi ci sono altri autori che ho letto tipo Pirandello o D'Annunzio, però non ho, insomma, ho letto quello che si legge a scuola. Niente di più, quindi può essere anche un modo per conoscere o approfondire autori, e se ovviamente se la tematica è il mare io sono molto interessata. Vi accennavo prima che mi sono vista con Lia e Alice, che sono state carinissime veramente, se mi state guardando vi mando un bacione, e sono state
ancora più carine perché mi hanno riempito di regalini che non so cosa ho fatto per meritarmi, fra cui un libro che ovviamente mi sono portata dietro, che si chiama Mio amato Frank di Nancy Horan. Io non l'avevo mai sentito, però dovrebbe parlare della storia d'amore fra l'architetto Frank Lloyd Wright e questa donna sposata. Io so di aver letto un libro di Ayn Rand che si incentrava sempre sulla figura di lui, quindi ho un po' presente lui che personaggio era, in particolare, insomma, abbastanza sui generis, però sono molto curiosa di leggere con una versione più tranquilla e romanzata perché mi ricordo che quel libro di Ayn Rand è stato difficile da digerire e quindi niente, sono molto curiosa di leggerlo e visto che c'era anche Lia di sentire anche la sua opinione a riguardo. Mancano solo due libri. Il penultimo è un saggio di cui avevo letto un estratto che parlava del mondo della traduzione, perché qua no, sapete. E il saggio in questione è La cultura in trasformazione, l'innovazione e i suoi processi, a cura di Che fare, edito Minimum Fax. Quindi ci sono in realtà una raccolta di saggi, potremmo dire, su argomenti vari inerenti alla cultura. E dovrebbe anche toccare il ruolo della tecnologia e appunto quel saggio sulla traduzione secondo me era molto interessante, lo avevo anche condiviso su Facebook perché ovviamente è un tema che mi sta molto a cuore e di cui tanti parlano senza sapere niente. Però ecco, visto che questa collana Minimum Fax solitamente mi piace molto, ero curiosa di avere tutto insieme, di averlo in cartaceo, perché con i saggi soprattutto mi trovo meglio a leggerli in formato cartaceo dove posso magari sottolinearmi quello che mi interessa o avere anche le note più comode, ecco, che non in ebook. E infine un libro che ho acquistato perché ne avevo sentito parlare da Nelly, che ha un blog che si chiama Just Another Point, credo. Beh, comunque vi lascio sotto l'articolo dove parlava di questo libro ed è La famiglia Fang di Kevin Wilson, che avrete visto perché ho visto che tante blogger e vlogger ne stanno parlando. Questo è un romanzo da cui è stato recentemente tratto un film, credo con Nicole Kidman e Jason Bateman, che tra l'altro lui non mi piace neanche. Non ho neanche visto il trailer, ma c'era la fascetta che ho eliminato. Vi faccio vedere anche sotto com'è perché è davvero carino. E questo doveva in realtà però essere un film di Wes Anderson. Quindi, visto che Wes Anderson è un regista che mi piace molto, ho deciso di dargli una chance come romanzo. Dovrebbe essere la storia di questa famiglia un po' sui generis, un po' particolare, perché i genitori sono artisti e quindi i figli si trovano un po' ad essere strani a loro volta, no? Un po' come i Tenenbaum, diciamo, come tipologia di stranezza. Vi farò sapere, sembra un romanzo divertente, carino, e penso che possa dare spunti anche di riflessione. E niente, io direi che avrò sicuramente fatto la felicità del mio ragazzo portando da casa tutti questi libri. Visto che abbiamo tantissimo spazio dove metterli, ma comunque, come al solito, se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere. Noi ci sentiamo nei commenti, ci sentiamo nei vari punti di contatto che trovate qui sotto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!